Devo essere sincero, questo passo del Foscagno, tanta roba, eh? È una pista. Bellissimo, guarda il panorama. Si intervallano queste gallerie. Tantissima roba. Veramente tanta roba. Madonna. E mi sa che qua c'è la dogana? No, ma non ancora. Sarà di là. Bella questa motocicletta appesa. Guarda il laghetto. Bello, c'è anche gente che si fa il bagno. Attenzione dogana. Ciao dogana. Svizzera amore, di nuovo. Svizzera. Esattamente. Che poi, ridendo e scherzando, siamo a 2200-300 metri, eh? Mica poca roba. Bella roba sto passo del Foscagno, da fare assolutamente. Benvenuti a Livigno. Allora, modalità aereo. Tac. Eh sì, abbandonatissimo. Sarà un vecchio hotel o il palazzo di frontiera vecchio. Pazzesco, eh? Madonna, ce n'è di guardie di finanza. E via. Rispetto per chi cammina e per chi va in bici, sempre. Basta che non stanno in mezzo alla strada, li rispettiamo. Salve. Bella mattina quella, va? Sì, sì. Adesso scendiamo verso Livigno e poi andiamo al Bernina. Madonna, anziani quei due, li hai visti? Scusa amore, non potevano uscire dalla moto, cioè. Oh, bello, eh? Bene ragazzi, come al solito ci riaggiorniamo quando ci sarà di nuovo qualcosa di interessante. Passo del Foscagno, promosissimo, si attraversa la frontiera e si sborda di nuovo in Svizzera. Mi raccomando semplicemente a disattivare i dati, perché la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, per cui pagate il roaming. Anche se vi chiamano, vi scalano i soldi, quindi fate attenzione a questo aspetto qui. Da qui proseguiamo verso Livigno e poi scendiamo verso Bernina e poi St. Moritz, perché andiamo a fare il Maloja Pass, quindi tanta roba. A dopo. A few moments later. Benone ragazzi, siamo al Passo Forcola in Svizzera. Qua l'unica regola è non sorpassare con la linea continua, sorpassa con la linea tratteggiata. Passato Livigno, quindi Passo Forcola, dopodiché Bernina, St. Moritz. Paesaggi spettacolari, la valle qua è stupenda, anche passare nei paesini. Tra l'altro abbiamo attraversato un comune che si chiama Tre Palle e poi la benzina costa, udite udite, 91 centesimi, cioè 91, raga, 91 centesimi, quasi la metà rispetto che da noi. In alcuni punti, adesso da noi siamo a 1,40, 1,45, 91 centesimi. Cioè io penso di non averla mai vista la benzina a 91 centesimi da noi in Italia. È pazzesco. Se questi due si togliessero, io passerei anche, o comunque stessero un po' più a destra, così non sorpasso la linea continua. Ma siccome sono italiani e non sanno guidare probabilmente, c'è un vento potente e siamo arrivati a 2315 metri. Rifugio Tridentina, dogana, perché adesso qua ritorniamo, entriamo in Italia. Ma da noi tanto qua non c'è nessuno. Forcola di Livigno, vuoi fare la foto? Sì amore. Ok, fermiamoci allora. Ah, eravamo in Italia. No. Sì. Adesso siamo entrati in Italia. No. No, eravamo in Italia. No amore, siamo entrati prima in Svizzera. Pensa ai frontalieri che no, benzina a 91 centesimi sempre. Ci riaggiorniamo dopo. Bene ragazzi, passati Livigno, stiamo salendo a St. Moritz. La strada qua è bellissima, abbiamo appena passato la dogana svizzera, davvero bella, è larghissima, asfalto ottimo, limite agli 80, per cui in realtà per le curve va più che bene.
9. Madonna, 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 Madonna. Ma ti rendi conto? Bellissima, stupenda sta strada qua. Da Livigno a St. Moritz, assolutamente da fare. Guardate qua, è un'autostrada. Altro che ginocchio a terra, qua ti butti il casco a terra. Bellissimo, un paesaggio stupendo. E siamo arrivati al passo del Bernina. Bellissimo, un'autostrada praticamente. Stupendo. Assomiglia un po' al Gran San Bernardo. Penso che sia la prima volta che vedo una Nikon. Guardate qua il laghetto. Bellissimo qua. 2330 non è neanche così alto. Togliamoci da sto disturbo. Madonna. Laghetto qui bellissimo. C'era un sacco di disturbo dell'interfono quando eravamo lì sopra. Bello, bello, bello il passo del Bernina così. Peccato che c'era quel tratto con i lavori in corso, ma altrimenti praticamente è un'autostrada. Ci sono dei curvoni. Ospizio Bernina. Pensate. Continuiamo a scendere. Guarda a sinistra. Hai visto? La parte della Muccona. Guarda qua. Bellissimo. Bellissimo proprio. È enorme sto lago. Stupendo. Veramente bello, eh. Engaden. Bellissimo, che paesaggio. Vuoi fare una foto? Ce la fai in movimento? O ci fermiamo? Dai, ci fermiamo. Tanto qua ci sono i vitellini. Ciao vitellino. Non mi guardare così che mi metti un po' ansia. Questo è Monte Bernina. Ciao vitellino, sarai macellato. Diventerai un ottimo hamburger. Stupendo, meraviglioso. Beh dai, la Svizzera alla fine non è così male. E adesso dritti dritti al Maloja Pass. È semplicemente spettacolare comunque, eh? Guarda quanti ce ne sono. Pazzesco, eh. Come fanno a non sbattere uno contro l'altro? Ma sono qui. Ah, fanno ski surf. Ferrarino. Pensa te, guarda lì. Pazzesco, eh. Madonna, sono tantissimi. Sono a bocca aperta, letteralmente. Stupendo. Veramente bello. Dai Maloja Pass, forza. Fatemi sapere nei commenti se ho fatto bene a fare il Maloja Pass al posto dello Julier Pass, perché là c'era scritto The Grand Tour, qua invece non c'era scritto niente. Quindi ho come l'impressione che avrei potuto commettere un errore. Però insomma, qualsiasi passo va bene, anche perché adesso iniziamo a sentire un po' la sofferenza di fare più di 1000 km in 2 giorni. Stupendo qua, eh. Pazzesco, sono tantissimi. Guarda questo, guarda questo. Maloja Palace Suisse. Madonna, enorme. Bene. BMW S1000R nuovo di pacca. Madonna, guarda che bello. Però forse da qua dall'albero andiamo al tornante sotto. Dimmi tu quando sei pronta. Bellissimo qua, eh. Belle strade. Guarda giù. Mm-hmm. Spettacolo. Bello. Almeno ci siamo tolti un po' di traffico. E adesso bellissimo, un ghirigoro. Ragazzi, dite quello che volete, ma a me i passi con i tornanti così mi piacciono da impazzire. Meno quando c'è la polvere così, però in generale questi offrono scorci meravigliosi e panorami bellissimi. E poi quando i tornanti sono così larghi è anche bello guidarli. Certo, se non si fa i tornanti potrebbe essere un problema. Guarda queste due rocce che si baciano. Stupendo. Madonna, pensa quando cadranno. Guardate che belle quelle cascate, amore. Bene ragazzi, dopo aver fatto quasi 1000 km, aver fatto alcuni tra i passi più belli bramati da tutti i motociclisti, io e la Zavorrina vi diciamo che per questo video è tutto.
Sì, ci facciamo ancora il lago di Como, però. Ci facciamo il lago di Como, ma non lo vedrete per adesso qui sul canale, perché siamo troppo stanchi per parlare e ce la vogliamo godere un attimino io e lei. Quindi noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, seguiteci sulla pagina Facebook. Sì, sul nostro blog, su Instagram. Su Instagram e su tutti gli altri social. Per questo video è davvero tutto. Ciao!